Ciao bambini! Allora, guardate cosa ho qui! Il GGG! Siamo quasi arrivati alla fine, eh? Vi ricordate? Siamo arrivati che il GGG arriva alla finestra della regina insieme a Sofia e gli spiegano che cosa vogliono fare. E vanno a colazione. Quindi, leggiamo da lì. Il maggiordomo della regina, Mr. Tibbs, fece di tutto per accontentarla. Le porzioni della colazione erano state fatte per almeno 100 persone. Per fare la sedia del gigante, misero insieme più cassettoni sopra il pianoforte. Per la tavola i valletti portarono 4 orologi a pendolo, disponendovi sopra la tavola del ping pong, come Mr. Tibbs gli aveva ordinato. Vedete, per cercare di fare la sedia del gigante hanno messo insieme il pianoforte, gli orologi a pendolo, perché sennò non c'entrava, no? È un gigante. Una volta sistemata la tavola e la sedia per il gigante, la regina Sofia Gigi si misero a sedere. «Ma guarda che mirabolistica e fantolante sedia!» esclamò il gigante. «Io ci sarò adagiato come un pascià!» «Ma si esprime sempre in questo modo?» chiese la regina. «Spesso confonde le parole», rispose Sofia. «Per mille lecca lecca!» esclamò. «Che stanza fascinosa! È così gigantissima che mi ci vorrebbe un cane occhiale e un tele a scoppio per vedere quello che succede dall'altra parte!» In quel momento entrarono alcuni valletti che reggevano vassoi d'argento colmi di bacon, salsicce e uova e anche patate fritte. Mr. Tibbs, per servire GGG, salì su uno scaleo, gli versò del caffè e gli porse un vassoio con 8 uova al tegamino, 12 salsicce, 16 fette di bacon e un gran mucchio di patate fritte. Vedete? Mr. Tibbs, eccolo qui, che sale con lo scaleo e questo è il gigante seduto, mentre la regina e Sofia nel tavolino accanto, piccolino. «Che cos'è tutto questo altro, vostra mistra?» chiese il GGG abbassando lo sguardo sulla regina. «Non ha mangiato altro in vita sua che ripugnanti cetrionzoli», spiegò Sofia. «Quindi non lo sa, sua maestà, che cosa le state portando?» Il GGG impugnò la pala, raccolse in un sol colpo le salsicce, le uova e il bacon e le patate e le infornò tutte nella sua bocca immensa. «Corpon di mille tombe!» esclamò. «In confronto a questo, il cetrionzolo è un'immondura!» «Guardate quanto mangia il GGG! Ha sempre mangiato cetrionzoli!» Il GGG avvicinò poi la tazza di caffè e ne sorseggiò un po'. «Ma oh!» esclamò, sputando con violenza. «Che cos'è questa orribile porcellata, mistra?» «Caffè!» rispose la regina. «Ma è schifiltoso!» esclamò il GGG. «Dov'è lo sciroppio?» «Che cosa?» chiese la regina. «Lo squizzito sciroppio scoppettante. Tutti dovrebbero avere sciroppio a colazione, sua mistra. Così dopo si può petocchiare tutti insieme.» «Petocchiare? Che cosa intende?» chiese la regina. Sofia si rivolse al gigante con atteggiamento severo. «GGG, qui non c'è nessun sciroppio e non si può petocchiare.» «Cosa?» si stupì il GGG. «No sciroppio, no petocchio, no musica celebestiale, no bum 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 bum!» «No, assolutamente!» replicò Sofia. «Se desidera cantare, non impediteglielo!» disse la regina. «Che la regina non lo sa cosa sono i petocchi, ma noi lo sappiamo, vi ricordate? Abbiamo fatto anche lo sciroppio a scuola!» «No, sua maestà, sta solo scherzando!» Il GGG fece un sorrisetto e disse: «Io anche senza sciroppio essere in grado di petocchiare se mi sforza.» «No, non lo faccia, no, qui, per favore!» gli disse Sofia. «Sì, dai, signor gigante, la musica fa bene alla digestione», insistette la regina. «Io ho permesso di sua maestra», esclamò il GGG. Immediatamente produsse una serie di petocchi che risuonarono nella sala da ballo come se fosse scoppiata una bomba. Pum, 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 pum. La regina era sbalordita davanti a quel concerto, ma non fece altro che ridere. Mentre i servitori portavano continuamente cibo per il GGG, che sembrava non mangiasse da mille anni, Sofia raccontò del suo soggiorno nel paese dei giganti alla regina, che rimase inorridita. Quando Sofia terminò
terminò. La regina chiese al gigante: grande gigante gentile, si ricorda dove erano stati i giganti mangiatori di uomini prima di venire in Inghilterra? Oh sì, sua maestà, io ricordo che loro andarono in Svezia per mangiarci un po' di genticchia dolce. Portatemi un telefono, ordinò la regina. Mr. Tips glielo portò e con la cornetta all'orecchio disse decisa: passatemi il re di Svezia. Poco dopo disse: buongiorno, tutto bene da voi? No, assolutamente, tutto orrendamente. La capitale è presa al panico. Due sere fa, in piena notte, 26 dei miei leali sudditi sono scomparsi. Il paese vive nel terrore, rispose il re di Svezia. I suoi sudditi sono stati divorati dai giganti che pensano che voi svedese, svedesi avete un gusto agrodolce, gli rispose la regina. Sua maestà, non mi sembra il momento di scherzare, replicò il re di Svezia. Io non sto scherzando, quegli orrendi mostri hanno divorato anche alcuni dei miei sudditi. Dopo una lunga conversazione dove il re di Svezia pensava che lei avesse bisogno di un medico, la regina riattaccò la cornetta ed esclamò: il tuo Gigi ha ragione, Sofia. Quei nuovi brutti mangiatori di uomini sono andati davvero in Svezia. Oh, sua maestà, deve fermarli assolutamente. Prima di procedere, però, le devo chiedere un'altra cosa, signor Gigi. Dove sono andati 3 notti fa questi mostri? Il Gigi, che si stava ingozzando di bomboloni, rispose: inghiotta cicciaviva è andata a Baghdad. Dopo aver allora parlato con il sultano di Baghdad, che le confermò la sparizione di 12 abitanti della città, la regina disse: ora abbiamo la prova che la vostra storia è vera. Convocate il capo dell'esercito e dell'aviazione, subito! Quindi era vero quello che aveva raccontato il Gigi. Ora vediamo che succede, andiamo avanti. Il capo dell'esercito e il capo dell'aviazione stavano sull'attenti davanti al tavolo sul quale la regina aveva fatto colazione. Sofia era sempre seduta sulla sedia, Gigi era lassù, in alto sul suo trespolo. La regina spiegò la situazione ai suoi militari. Il capo dell'esercito rispose: sentivo che ci doveva essere qualcosa del genere, vostra maestà. Negli ultimi 10 anni abbiamo ricevuto rapporti di gente scomparsa da tutto il mondo. Che ore sono? Chiese la regina. Ma sono le 10! Fra 8 ore questi bruti se ne andranno a giro a divorare un paio di dozzine di poveri innocenti. Dobbiamo fermarli subito. Bombe su quelle canaglie! Esclamò il capo dell'aviazione. No, nessuna bomba, io sono contro, non li uccideremo mica, disse la regina. Ma come, sua maestà, sono dei mangiatori di uomini, replicò il capo dell'esercito. Dobbiamo prenderli vivi, insistette la regina. Ma come facciamo, sua maestà, sono dei giganti, esclamarono i militari. Aspetta, io ho un piano fortissimo, si intromise Giugiugi. Lasciatelo parlare, disse la regina. Vedete, qui ci sono i militari e qui c'è il Gigi, che ha un piano e quindi glielo spiega. Ogni pomeriggio tutti e 9 i giganti si stende per terra e ronfa come tromboni. Va bene, poi gli rispose il capo dell'esercito. Poi i vostri soldati non ha che arrampicare sopra i giganti e legare le mani e i piedi con grosse corde a catene infrangibili. Un'idea brillante, commentò la regina. Bene, ma poi come li trasportiamo quei bruti? Chiese il capo dell'esercito. Voi ha dei curicotteri, no? Chiese il Gigi. Cosa? Rispose il soldato. Intende dire degli elicotteri, rispose Sofia. Sì, ma nessun elicottero è abbastanza grande per contenere un gigante, disse il capo dell'aviazione. Ma tu lo devi mettere dentro. Solo legarlo alla pancia del vostro curicottero e trasportarlo come un proiettile. Un cosa? Chiese il soldato. Un proiettile, spiegò Sofia. È fattibile? Chiese la regina al capo dell'esercito. Se si poteva fare. Beh, fattibile, sì, è fattibile, ammise il capo dell'aviazione. Allora tutti ai vostri posti, ordinò la regina. Servono 9 elicotteri, 1 per gigante. Il capo dell'aviazione chiese a Gigi: può dirci dove si trova più o meno questo paese dei giganti? Ah, io non ho la più vaga idea di dove si trova, ma io può galoppare fin là. Io galoppa davanti e di dietro dal paese dei giganti ogni notte per soffiare i sogni nelle camere dei bambini. Così io conosco benissimo la strada. Allora tutto quello che voi dovete fare è
manda 9 elicotteri in aria e loro seguire me mentre io galoppa. Perfetto, disse la regina, preparatevi a partire. Sofia intervenne dicendo: Sua maestà, vorrei partecipare anch'io a questa missione. Ma come fate? Dove vi mettete, piccina? Chiese la regina. Nell'orecchio del Gigi, rispose la bambina. E Gigi prese Sofia e la sistemò dentro il suo orecchio enorme. La regina sorrise al Gigi e gli disse: Siete davvero un gigante meraviglioso. Mistra, io ho una cosa da chiedervi, chiese il gigante. Di che si tratta? Rispose la regina. Io possa trasportare nei curicotteri la mia collezione di sogni? Io ho messo anni per raccoglierli e non può pensare di perderli. Ma certo, assicurò la regina, buon viaggio. E si misero in viaggio con gli elicotteri, vedete? Ok, lunedì leggeremo l'ultima parte del libro, la fine. Poi, se ce l'avete a casa, lo potete guardare insieme alla mamma e al babbo. Che ci è piaciuto tanto, vero il GGG, bambini? È una storia bellissima. Divertitevi, ciao!